E allora, recitazione maschile 611C, Lorenzo Longobucco, numero di gara 8, mondiale C. 1, 2, 3. C'è una cosa alla quale ultimamente penso spesso, la rabbia. La rabbia, se non la controlli, la provi tutti i giorni, più volte al giorno. La rabbia per lo spigolo della porta preso col mignolino. No! Che dolore! Che proprio ti vorresti buttare per terra, ma porca miseria! La rabbia che provi per non poter guardare in diretta alle 7:30 del mattino la tua trasmissione preferita, perché devi andare a scuola. La rabbia perché non c'è campo. Oppure quando c'è campo, è libero, però ti attaccano il telefono in faccia, che in mezzo secondo ti arriva quell'SMS confezionato. Posso chiamarti più tardi? No, perché purtroppo nel frattempo mi hai già fatto rosicare. La rabbia per quelli che non salutano. Buongiorno. Niente, oh, mica salutano, mannaggia. La rabbia per quelli che non provano mai rabbia. Quelli sereni, cagni, imperturbabili. Che rabbia. La rabbia di mia madre per la raccolta differenziata, che è tanto giusta, Però la manda in macchina, manda plastica indifferenziata, vetro, carta, organico, sughero. Il sughero, dove cazzo non la fa? Sughero! Poi torni a casa esausto, non per la giornata, ma per l'inutile rabbia provata per tantissime cose che non meritavano la tua rabbia e che ti hanno consumato. Il fatto è che ognuno di noi ha una riserva di rabbia che poi si esaurisce, e quando ascolti le cronache del TG che seguono i tuoi genitori che meriterebbero davvero la tua rabbia, tu la rabbia l'hai finita e quindi senti notizie ingiuste, catastrofi evitabili, assisti a manifestazione della cattiveria umana, a guerra, stupidità, avidità, ferocia, arroganza, cose vergognose, e non provi più nulla. Dentro di te risuonano lontane tutte le arrabbiature per il dolore al mignolo, la raccolta differenziata, il telefono, per le persone che non sono come tu vorresti. Ma ormai non provi più nulla. La rabbia è un sentimento prezioso, non disperdiamola. Bravo.